Lo abbiamo incontrato più volte. Ormai ci lega un rapporto non solo di lavoro, ma anche, oserei dire, di amicizia. Un paio di anni fa, ai tempi del Top Spettacoli, lo abbiamo anche premiato con una targa e a dimostrazione della stima che abbiamo di lui come artista e come uomo, siamo venuti a trovarlo nella sua terra natia, nella Trinacria, ovvero nella Sicilia. Siamo infatti al Teatro Verga di Catania, ospiti del Teatro Stabile e del suo direttore artistico Giuseppe Di Pasquale. Ma chi è questo amico artista? Prima di svelarlo, una presentazione un po' più ufficiale attraverso le parole del critico Rodolfo Di Gianmarco, che di lui ha scritto: vero maestro della lamentazione, corpo recitante mediterraneo, una via di mezzo tra un officiante e un tarantolato, voce tuonante da raïs del teatro. In due parole, in due sole parole, a retroscena, i segreti del teatro di Vincenzo Pirrotta. Buonasera, buonasera. Grazie delle belle parole. E comunque il rapporto di amicizia è reciproco. Meno male. Mi sento di casa, posso anche dire. Anche io a questo punto. Allora, tu non sei solo. Accanto a te, Nancy Lombardo. Ci siamo già incontrati. Tua compagna nella vita artistica e anche nella vita coniugale, matrimoniale. Tra l'altro ricordo che avevamo annunciato il matrimonio in diretta tempo fa. Come va? Tutto bene? Sì. Benissimo. Splendidamente. Nancy, com'è vivere accanto, come si fa a vivere accanto a un tarantolato, come è stato definito? No, è stupendo perché ti sorprende giorno per giorno, poi è una persona gioiosa, piena di forza, è bello. È travolgente, insomma. Sì. Vincenzo, a proposito di aspetto travolgente, la tua energia in scena è ovviamente impressionante, risaputo, insomma, la voce, il corpo. Glauco Mauri, che di recente è stato nostro ospite, ricordo che mi ha detto appunto durante l'intervista che bisogna essere anche un atleta dell'animo per non farsi travolgere dall'emotività dei personaggi. Condividi? Condivido assolutamente. Il rischio è quello di affezionarti talmente tanto a un personaggio, ma vorrei dire non solo affezionarti, ma entrare dentro la sua psicologia, la sua anima, il rischio è quello di dopo 4 mesi di tournée, 4 mesi di spettacoli, di sentirti un po' come lui. E invece il distacco lo si deve sempre avere. Ecco perché l'epica, il racconto è una forma di teatro che io, come sai, prediligo, però anche in quel caso il rischio, come nell'Ulisse del Ciclopo, è forte, perché questo personaggio ti travolge con e poi ogni sera scopri qualcosa di nuovo che puoi portare allo spettatore. Poi tecnicamente bisogna, ovviamente nel tuo caso più che mai, avere una padronanza assoluta della voce, poi lo capiremo anche attraverso i servizi. Una padronanza assoluta della voce, dico, perché fai un uso appunto delle corde vocali incredibile, insomma, no? Parleremo, tireremo fuori parole che possono sembrare strane, come diatonalità, però insomma lì la tecnica deve essere veramente al massimo livello, altrimenti la voce la perderesti dopo il primo urlo. Sì, no? Sì. Devo dire che poi anche in questo caso, come nello studio dei personaggi, bisogna essere atleti, bisogna lavorare giorno per giorno con la propria voce, con gli esercizi, curarla e quindi cautelare anche. Senti, Vincenzo, tu hai accennato al Ciclopo, anzi, Uciclopu, dico bene? Sì. Appunto, di Euripide, in siciliano con la traduzione di Luigi Pirandello, prodotto dallo Stabile di Catania, quindi lo Stabile di Catania che festeggia quest'anno le nozze d'oro, no? Il cinquantenario di attività. Di questo lavoro tu hai detto che appunto colpisce sia per questo aspetto della diatonalità che per la ricerca fatta da te sui canti dei contadini di Partinico e dei carcerati della Vicaria Palermitana. Della Vicaria. Della Vicaria. Me lo spieghi dopo? Sì. Vediamo prima il montaggio che abbiamo fatto del nostro spettacolo. Con piacere. La guerra dei giganti, la Ciclopo scrive.
Ante, Grafocche, e ci annemurano le ciclopi. Con occhio! Che paese! Parla! Orre di Cifalleni! Ulisse! Ditaca! Regno di Ilio, della guerra di Troia! Decidemi, Frustere, da che paese e da che razza siete? La nostra patria è Itaca, o Ciclopo. E cosa empia? Un pranzo è pronto. Ma che mi vuoi scannare per davvero come niente? Mangiare e bevere alla giornata! Cristo è l'opera di Dio, da tu capisci? L'impietà fu castigata. Sempre! Io faccio sempre quello che voglio! Sempre! E se non c'ho qualcuno dei tuoi? Dove? Dove? Ah, bella! A due della mia compagna! A le scanna! Da sempre! Non c'è! Dove? Non c'è! Piazza! Niente! Ma chi sta niente? Chi sta niente? Non solo a me! Tutti da compagni e a Piazza Sarpo! Yeah! Allora!